Eccoci qua. Ciao bella gente, avevo fatto una promessa, ogni promessa è debito. È passato circa un paio di mesi da quando ho detto che avrei girato immediatamente il video successivo, invece sono qua. La promessa debito era su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, sulla mia pagina Cuore di Cipria. E sì, sono sobria, molto sobria, perché non si esce da 2 anni. Piano piano si inizia ad uscire. Io allora, tra compleanno, era ieri, e così, e prospettive, io mi sento sempre di dovermi giustificare, non mi devo giustificare di nulla, però pacatamente e con calma comunque riniziamo a uscire. Questo è un vestito, vi faccio vedere com'è bello qua sotto, soprattutto per le persone che non hanno tanto seno, ci vuole l'incrocio giusto. Questo vestito me lo sono preso per il mio compleanno e poi non l'ho indossato, ma fa niente, l'userò più avanti. Questi orecchini sobri, bellissimi, che mi piacciono un sacco, me li hanno regalati ieri i miei genitori per il mio compleanno. E nulla, sono pronta. Sono pronta. È evidentemente un video regali. Video regali con. Cerco di fare in fretta, sono già venute 10. Via, ne sono abituata, non sono abituata. Allora, iniziamo regali amiche. E non sono ancora tutti, però intanto ci portiamo avanti. Allora, io quest'anno avevo avuto l'idea, che poi non mi piaceva, non ero sicura, eccetera, di fare la wishlist. L'avevo detto su Instagram. E poi in realtà questa wishlist è rimasta in mano a mio marito. E lasciamo stare cosa hanno combinato mio marito e mia figlia, ci cioè hanno esagerato tantissimo. Adesso ve lo farò vedere. Ma in realtà è come se si fosse diffusa per mentalmente alle mie amiche. Cioè, mi hanno regalato delle cose che erano nella wishlist, incredibile. Senza però sovrapporsi a quello che mi hanno regalato mio marito e mia figlia. Pazzesco, vi faccio vedere subito. Da una mia cara amica ho ricevuto questo tris, che secondo me è comodissimo, di pochette, bellissimo. A parte che mi piace tantissimo il fatto che siano plastificate e che siano poi il dorato, mi piace tantissimo. Me la sono fatta prestare dalla Marti perché ho promesso alla Marti di regalarle questa con la bocca, col baciotto. Le piaceva, infatti la tiro fuori, gliela do. Tra parentesi, è qua che mi guarda fare il video, cosa che succede molto raramente, di verità mi emoziona un po'. E quindi sono queste 3 pochette bellissime di 3 misure diverse. Tra parentesi, questa poi la useremo per le sue cose proprio. E questa mi sembra molto carina appunto o per i prodotti skincare o per il make-up, oppure anche per i solari, non lo so, vedremo. E questa un po' più per, diciamo, gli oggettini, appunto gli orecchini un po' più grandi, queste cose, dovrò studiare un attimo. Comunque mi piacciono tantissimo, vabbè, questa di Marti. Poi. Le mitiche galline mi hanno fatto appunto un regalo che era nella wishlist, un copricostume, questo è molto molto vedo, più che non vedo, ma a dire la verità, se si va in piscina, poi si va al bar con mascherina a distanza, bisogna ripetere, attenzione, no scherzo, non voglio diventare pizzosa, perché c'è tanta gente, secondo me è diventata fobica nel far notare sui social, e non solo sui social, il fatto che bisogna stare attenti, io sto estremamente attenta. Comunque, questo è un bellissimo copricostume, molto trasparente, molto bello, che però secondo me con sotto un bel costume colorato sta benissimo. E mi hanno regalato, è dell'OVS, tra parentesi, bellissimo, taglia SM, perfetto, l'ho già provato, mi va benissimo, non troppo attillato, non troppo largo, perché se anche se troppo larghi non mi piacciono. E poi mi hanno regalato questa bellissima pochettona, che c'è, sì, the good, non l'avevo letta ancora, e secondo me questa è comoda appunto anche quando ci si muove, diciamo tra uno spazio e l'altro, nell'ambito del mare, non mare, mare, piscina, piscina, hotel, eccetera. Anche questa bellissima plastificata, forse è per i costumi? Sì, è portalingerie. Brava Dianetta, subito una gaffa, e l'avevo letto anche quando me l'avevano regalata. È un portalingerie, quindi è un portacostume bagnato, ma secondo me si può usare anche per altro. Sapete che io sono la donna dei usi e riusi delle cose. Spero non si offendano le galline. Io lo uso magari anche per qualcos'altro. Boh, vedremo. Regalo bellissimo come l'altro, apprezzatissimo. Andiamo avanti. Super regalone di una delle galline, che poi è una delle mie più care amiche. È questa scatola che è già meravigliosa. Sì, ragazzi, sono bombe da bagno. Sono bombe da bagno meravigliose e di profumi meravigliosi. Vi faccio vedere come c'è un profumo in questo momento. Come si presenta la confezione. Attenzione, ribalto tutto. Qui c'è la descrizione di ogni singola bomba da bagno che è qui. Ho lasciato la carta. Indovinate quale Martina non ha osato chiedermi, ma le ho regalato. Qui ci sono tutti i nomi ed è naturalmente questa che useremo prestissimo.
ha un profumo fantastico e secondo me saranno bellissime. Ragazze, sono meravigliose. Ma il regalo, cioè non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio. Tra parentesi, devo sfruttare un po' più la vasca da bagno e prendermi un po' più cura di me e del mio relax. Quindi super, c'è un profumo, ragazzi, in questa camera che è la fine del mondo. Poi non regalerò a Martina solo quella, signorini. Ma vabbè. Comunque c'è il profumo fresia, vaniglia, grapefruit, camomilla, cold water fragrance, orange, coconut, lavender. Ecco, lavender io adoro. Grape e Victoria's Secret. Bellissimo, 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 bellissimo. Poi, ma vi ho fatto vedere il mio leggerissimo taglio. L'ho visto su un giornale, l'ho fatto vedere a Pasqualino, il mio parrucchiere, me lo sono fatto fare. Sì, mi piace usare un po'. Non ce la faccio, è più forte di me, è più forte. Adesso arriviamo ai regali dei miei, della famosa Will Gisman, dei miei due amori. E ragazzi, cosa pazzesca sono. Beh, innanzitutto non è proprio un biglietto, ma l'ha fatto il giorno del... Oh, con questo video si vede meglio. Martina mi ha fatto questo bellissimo disegno il giorno del mio compleanno con dei pennarelli particolarissimi che hanno il glitter e che in realtà in camera si vedono più metallizzati. È bellissimo, bellissimo. Poi, altre... Ah no, guarda, faccio vedere le confezioni perché secondo me le confezioni, cioè, valevano tanto quanto i regali. Tipo, poi, vabbè, capirete cosa c'è qua dentro. Cioè, ma vi rendete conto? Questo era il pacchettino e la Marti ha fatto questo bigliettino bellissimo con scritto auguri mamma, il disegno della mamma. Cioè, io lo so, e Martina è qua e mi dispiace dirlo così perché forse non può capire, ma, o capirà benissimo. Ah, per chi non è mamma, papà, certe cose, anch'io quando non ero mamma, dico mamma mia, vabbè, ma un biglietti. No, ma voi mi ci credete che questa bambina che ha disegnato questa cosa 6 anni fa, l'ho partorita e a malapena apriva gli occhi e mi guardava e... Lo so, è banale, ma mi fa un'impressione incredibile. Mi fa impressione quando legge le cose, quando scrive. Ripeto, sono cose che alle persone possono sembrare banali. Io il bigliettino, come tutto il resto che mi regala, come ogni pensiero che fa, come ogni parola che dice, mi fa impazzire. Non pensavo, cioè non capivo, non capivo. Allora, scusate, mi sono persa. Sacchetti meravigliosi sono questi, che in teoria erano un sacchetto da bottiglia. Sapendo che io sono astemia, quando ho visto il sacchetto da bottiglia, ho detto e mi hanno preso in giro perché era pieno di altre cose che poi vi farò vedere. Di un'altra cosa, ma è fortissima. Cioè, questo deve essere il lupo, che non si è neanche accorto di aver preso un sacchetto non da compleanno. New baby girl, sarei io. Bellissimo. Allora, partiamo dai regali, ma faccio un po' fatica. Allora, regalo che avevo chiesto è un contorno occhi. Ragazzi, cioè, devo ammettere la mia ignoranza. È della Derma Cosmetics, che avevo sentito come marca, ma non conoscevo come così strabiliante. Cioè, veramente strabiliante. A parte che mi sono letta adesso, no, stanotte, che non dormivo, ho letto recensioni su recensioni, eccetera. Non è un fatto di prezzo, è una crema anti-età. Ma l'ho messa veramente stamattina, ero conciata uno schifo, favolosa, favolosa. Si presenta anche con un applicatore molto bello che adesso non apro per questione di, così di, adesso non ce la faccio neanche per vedere. Comunque ha l'applicatore quello un po' inclinato, packaging molto semplice, eccetera, eccetera. Vi saprò dire per ora, sensazione stupenda. Era dentro a questa, quindi mai avrei immaginato. Regalo stupendo. Altro regalo stupendo, ma questo era un biglietto dei miei genitori. Nel biglietto d'auguri c'era questa collana in legno. Quest'anno l'hanno delle collane, però delle collane azzeccatissime. Vabbè, parte da qui. E carino il legno, molto carino, molto, molto. Però i miei amori mi hanno regalato delle collane estive che mi sono piaciute ed erano con della confezione che già un sacco, cioè questa me la posso portare anche in spiaggia, capito? Oppure posso sovrapporla e metterla insieme a quella con la conchiglietta, oppure posso mettere, cioè non lo so, questa qui che è un po' madreperlata, bellissima l'idea della sovrapposizione o messe singole, mi è piaciuta un sacco, ma questi due, ma questi due, ma cosa sono? Devo andare veloce, porca miseria, perché ho un sacco di cose da farvi vedere. Poi avevo chiesto un solare e avevo bisogno delle pochette, appunto che è arrivata questo trio di pochette. E Martina e il Lupo mi hanno regalato, cioè, questa bellissima e molto fine pochette in questa confezione meravigliosa di Collistar. Cioè, Collistar sapete tutti che è quella marca che ha
un rapporto qualità-prezzo pazzesco. E dentro questa magnifica pochetta c'era, cioè, una crema solare a protezione attiva per pelli ultrasensibili, fattore di protezione SPF 30, è adatta anche ai bambini, anche se Martina non la userà, ma la farò mettere al lupo per forza perché ne ha bisogno, e c'è dentro un doccia schiuma prolungata della bronzatura. Non so se porterò questo o se questo lo terrò a casa per prolungare la bronzatura a casa. Come evidentemente sto dicendo, abbiamo una prospettiva di andare via, non so dove, non so quando, non ci voglio pensare, vedremo. E questa reputo che sia un prodotto fantastico. Poi mi avevano regalato un altro prodotto che purtroppo era nella wishlist, ma ne avevo bisogno di un'altra marca, purtroppo mi porta allergia. Quindi oggi sono tornata e l'ho cambiato con lui, il più grande, il più bello, il più buono profumato, dopo solo. After Sun, fantastico, l'abbiamo provato sulla pelle di la Marti. Poi ci siamo fatte sentire il braccino dal lupo ed era estasiato. Ha un profumo per niente fastidioso, molto estivo, un effetto idratante senza essere pesante. Vabbè, ragazzi, sto boccione verrà con noi ovunque andremo. Mi dà l'idea proprio, poi siamo in tre, comunque lo usiamo tutti e tre. Poi, questo era nella wishlist, per me ha un valore particolare, proprio affettivo verso la Marti, perché è un libro che mi ha consigliato una mia amica, una mia carissima amica, e si chiama Il libro dei ricordi. Mamma, scriviamo la tua storia. È della Demetra. Questo libro c'è scritto, è un libro speciale, un libro tutto da scrivere nelle sue pagine. Ci sono tante domande da porre alla mamma per conoscere la sua vita e tramandarne il racconto. Un libro prezioso in cui raccogliere e conservare storie e ricordi di famiglia. Infatti qui vengono fatte delle domande, appunto si possono appiccicare foto, voglio parlare veloce, troppo veloce, mi dicono tutti che parlo troppo veloce. È perché vorrei farvi vedere tutte le cose e sono felicissima di poterlo fare. Non sapevo se farlo con Martina o senza Martina, ne parleremo insieme, ma penso che lei voglia farlo insieme a me. E non lo so, sono felice perché mi piace questa cosa, mi piace tanto. Chissà da grande quando l'avrà, chissà, ed è sempre lì che mi ascolta. E poi ci sono i due autoregali, anche se ne manca ancora un pezzettino, che è questo benedetto copriletto che non riesco a trovare. Queste le ho prese tipo 2 ore fa. Sono delle scarpe che sembrano banalissime, viste in mano sono bruttine, invece indossate sono belle, sono di vera pelle, non sono una marca particolare, si chiama Gardini. Avevo bisogno di sandali perché purtroppo ho avuto una brutta esperienza, i miei ultimi sandali che ho comprato, non dirò dove, non dirò come, perché non mi piace dire certe cose, non ne trovo la necessità, si sono spezzati, può essere un fallo di fossero fallati da azienda e quindi mi dispiace tantissimo. Comunque molto carini, molto belli, mi piacciono, tra l'elegante e lo sportivo ormai porto questo, se non in casi particolari come l'altra sera che ero fuori con le galline. Il mio autoregalo, sì, è tamarro come la canottiera dell'uno. No, mi piacciono le catene, avevo voglia di avere una catena di quelle che vanno di moda ormai da anni, ma io arrivo sempre dopo, e c'era solo col logo della Simil Chiara Ferragni. Sapete cosa vi dico? Me ne sono strasbattuta che fosse la Simil Chiara Ferragni, me la sono presa lo stesso, indossata, mi piace tantissimo. Punto. E poi mi sono presa un anellino molto semplice, che non si vede bene, così, per il gusto di avere un anellino così, in argento, in colore argento. Ragazzi, ho fatto un video lunghissimo, sono un po' sovraccitata, pensavo che qui dentro facesse fresco e io caldo perché sono emozionata. Niente, spero di avervi fatto piacere, di avervi reso un po' di allegria in questi giorni, e come sempre vi mando un abbraccione, non dico più niente sul futuro dei video. E niente, vi auguro sempre, sempre, sempre il meglio. Non è facile, non è facile per nessuno, ma puntiamo sempre a stare bene e al meglio per noi, soprattutto alla serenità che sembra che io sovraccitata non abbia, ma cerco di, appunto, il mio scopo è la serenità e la gioia. Cerchiamo di essere contenti. Vi abbraccio, un bacio grande, vi aspetto anche di là su Instagram. Ciao!